L'intelligenza artificiale avrà un impatto su tutti i settori della società, sulla vita delle persone e delle aziende. Di questo tema e di cyber security si è parlato nel talk organizzato dalle categorie legno e arredo, moda e meccanica di Confartigianato Imprese Padova, con il contributo di EBAV nell'ambito di Digital Artifacts, il festival dell'artigianato e dell'innovazione digitale. La volontà di apportare appunto l'intelligenza artificiale all'interno del contesto artigiano mostra proprio l'attenzione che l'artigianato sta orientando verso queste nuove tecnologie, e questo diventa sempre più necessario non solo in ambito produttivo ma anche in ambito creativo, e quindi questi saranno i driver della crescita delle nostre imprese. C'è da tenere in considerazione anche il fatto che tutti questi strumenti, siamo ben consapevoli, oggi ne stiamo parlando, possono anche presentare dei rischi, la cyber security di questo ci parla, e quindi va attenzionato anche questo aspetto. Tra opportunità e preoccupazione, quello che è certo è che il mondo domani si dividerà tra chi sa usare questa tecnologia e ne trarrà un vantaggio competitivo e chi invece la subirà passivamente. Nell'ambito dell'education può essere una minaccia, oggi è vista molto come una modalità di copiare i compiti, per cui c'è diffidenza da parte dei tutor e degli insegnanti. In realtà può essere uno straordinario strumento per amplificare e supportare l'azione educativa dei tutor, a condizione che siano in grado di utilizzarla. La tecnologia è tanto più potente, tanto più c'è il rischio di abuso. L'abbiamo già visto con le tecnologie digitali e con l'intelligenza artificiale sicuramente tutti i campi possono essere soggetti a, diciamo, abuso, e soprattutto a quello che oggi si chiama il deep fake, cioè la incapacità di riconoscere quello che è vero e non è vero, e quindi sta a noi cittadini e alle istituzioni di educarci per riuscire a navigare in questo mare che però, ripeto, è pieno di anche tantissime opportunità. La cyber security è un elemento importante da quando esistono le tecnologie, e le tecnologie informatiche in particolare. Il problema che sta diventando particolarmente importante è con la sensibilità verso l'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale può essere uno strumento molto importante per aumentare la cyber security, ma è anche uno strumento nelle mani degli attaccanti, e è uno strumento che esso stesso può avere delle vulnerabilità. Ma questo significa anche che avremo necessità di persone altamente specializzate, e anche che questi strumenti aiuteranno appunto l'uomo a migliorare tutti i lavori, e sono sicuro anche ampiamente quello degli artigiani.